tutti! Prima di tutto mi devo scusare perché è troppo tempo che non faccio un video. Ho saltato una settimana, ma dovete capire che questo sabato avrò il mio saggio di danza. Il saggio finale, quello importante. Sono decisamente molto 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 presa. Oggi vi porto una books review. La lunga vita di Marianna Ocria, di Dacia Maraini, uscito nel 1990 per la Rizzoli. È un classicone, un libro sul quale hanno fatto uno o due film, mi pare, sempre negli anni 90. Io per la prima volta ho conosciuto questa storia attraverso una trasposizione teatrale che, se trovo a livello di compagnia teatrale, vi lascio qua sotto nell'info box. Parla della Sicilia del Settecento, del primo Settecento, e di questa ragazza, appunto Marianna Ocria, che noi conosciamo da bambina e che è sordomuta, pare proprio per condizione biologica genetica. Dal principio noi non sappiamo se Marianna è sempre stata così. Abbiamo un sospetto che nella prima infanzia lei non fosse così. Marianna ha un legame molto forte di attaccamento verso la sua famiglia, ma allo stesso tempo si distacca da essa perché ha delle proprie idee. È una ragazzina acculturata, comunque, che si ritrova nei libri, vuole assolutamente acculturarsi, accrescere la propria cultura, tant'è che a 13 anni, data questa condizione particolare fisica sua e questa attitudine appunto ad essere diversa da qualunque altra ragazza dell'epoca, decidono di darla in sposa allo zio Pietro, suo zio Pietro. Quindi si tratta di un matrimonio combinato prima di tutto, poi con un uomo decisamente più anziano di lei, di tipo 30 anni più anziano di lei, che però ha sempre manifestato dell'affetto nei confronti di sua nipote, e di conseguenza la famiglia ben pensa di darla in sposa a lui. Marianna, come tutte le donne dell'epoca, è costretta appunto fin dai 13 anni a figliare. In questo libro viene specificato che nella Sicilia del Settecento, in generale nell'Italia del Sud del Settecento, le famiglie nobili comunque erano costrette a dare in sposa o mandare in convento le proprie figlie femmine, e il compito delle figlie femmine era non sostenere il marito nelle sue scelte, o perlomeno non a livello mentale ma più a livello di immagine, e soprattutto dare una discendenza preferibilmente maschile alla famiglia stessa. La famiglia Ocria è una delle più importanti della Sicilia del Settecento, e di conseguenza Marianna ha una grossa responsabilità per quanto riguarda la propria famiglia. Nonostante ciò, comunque, prosegue nella sua vita secondo i suoi ideali, si informa sempre di più su argomenti quasi proibiti per la donna di quell'epoca, come per esempio la filosofia, l'antropologia, insomma materie comunque che le donne tecnicamente non dovrebbero neanche sapere. A questo punto del libro, quando oramai la vita di Marianna, dei propri figli, ho cominciato ad avere il sospetto che Marianna comunque da piccola non fosse sordomuta, per il semplice fatto che una persona sordomuta che non ha mai sentito proferire parola da nessuno non è in grado di leggere, almeno questo è per quello che so io. Se uno non riesce a immaginarsi la propria voce, suppongo, non penso sia in grado di capire ciò che sta leggendo. Proseguiamo nella lettura del libro e si scopre che in realtà Marianna è diventata sordomuta all'età di 5-6 anni per uno shock vero e proprio subito all'interno della famiglia, sepolto nei ricordi e nei segreti di famiglia e riparato con un matrimonio. Mi è piaciuta molto questa protagonista perché prima di tutto ci mostra in una maniera piuttosto scorrevole, nonostante lo stile non sia quasi per niente scorrevole, sia molto 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 descrittivo, una Sicilia del Settecento che magari non a tutti potrebbe interessare. Ci rendiamo conto che è un paese, oltre che molto molto retrogrado, con ideologie davvero molto antiquate. In Italia, purtroppo, in quell'epoca, da quello che ho potuto evincere da questo libro, la donna era in una condizione veramente pietosa perché era una macchina sforna figli, oltretutto se di buona famiglia, anche con un grosso peso sulle spalle, una grossa responsabilità di dover assistere ad eventi quali roghi, impiccagioni, che erano all'ordine del giorno, perché comunque era anche un periodo di forte lotta contro gli eretici, oppure l'alternativa era di andare in convento. Insomma, tra le due scelte non so quale fosse la migliore. C'era un gran bisogno di far fruttare i propri averi, non solo i figli ma anche le terre, quindi la moglie, una volta morto il marito, oltre a dover mantenere il lutto per 30 anni, che è una cosa che al giorno d'oggi potrebbe sembrare quasi follia, doveva amministrare comunque tutte le terre. Marianna mi è piaciuta perché nel suo mutismo,
stoicismo, nel suo silenzio, lei comunque mantiene una sorta di ribellione, di indipendenza, di identità unica rispetto a tutte le altre donne. Notiamo una grande differenza tra lei e le sorelle, per esempio, o lei e le stesse figlie, che si adattano semplicemente al ruolo che è stato loro imposto. Marianna no, Marianna fino all'ultimo, fino alla fine del libro, comunque prende decisioni con la sua testa, facendosi guidare anche da ideologie quasi proibite all'epoca e nel luogo in cui è nata, e nonostante questo attaccamento alla famiglia, lei decide di distaccarsene fin da piccola. Con la scusa, tra virgolette, di essere diversa nel suo mutismo, cerca di trovare la propria strada, di trovare la propria identità. E proprio per questo il personaggio mi è piaciuto veramente tanto, tanto perché è unica, è una donna unica, non ha uguali né all'interno della propria famiglia né probabilmente in tutta la Sicilia di quell'epoca. E fin da piccola comunque rimane turbata dagli eventi che gli altri prendono come un divertimento, come dicevo prima, impiccagioni, roghi, per lei sono veramente scioccanti, come è giusto che sia. È una donna avanti, sembra per tutta la società, lei sembra una donna indietro per il fatto che sia sordomuta, ma è molto avanti a livello di cervello. E solo una persona, in tutto il libro, verso la fine, riesce a carpire questa essenza di Marianna, che sembra un profumo, ma fa niente. Ripeto, un libro che mi è piaciuto, mi era piaciuta tantissimo la trasposizione teatrale, tant'è che da lì, parliamo di almeno 10 anni fa, buoni, se non 15, ho sempre voluto leggere questo libro, ci avevo provato alle superiori, ma forse ero troppo piccola per capire uno stile così complesso, perché comunque lo stile cerca di richiamare un dialetto siciliano del tempo, di richiamare comunque una certa austerità, e io non sono mai stata un'amante di questo genere, però ho voluto approcciarmi perché mi ha sempre incuriosito questa figura di Marianna Crìa, e consiglio appunto anche a voi, se siete alla ricerca di una protagonista comunque a sé, che non si ritrova magari in altri romanzi un po' più attuali, questo è il libro che fa per voi. Nell'info box troverete tutte le info utili per ritrovare l'autrice, la casa editrice, la colonna sonora di questo video, le trasposizioni cinematografiche e o teatrali del romanzo stesso. Oltre a questo, anche i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e sostenermi, la mia lista dei desideri Amazon, se volete contribuire con un piccolo pensiero a questo canale, a me stessa medesima. Vorrei dirvi che giovedì è il mio compleanno. Ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!